Okay. Benvenuti a tutti, benvenuti a questo evento digitale con il comune di Piadena d'Arizzona, che siamo in provincia di Cremona, in un comune di quasi 4.000 abitanti. Oggi vi presenteremo lo sportello telematico dell'edilizia, che è uno strumento che permetterà a tutti i professionisti di inviare le pratiche online direttamente da casa o dal proprio ufficio. Allora, prima di iniziare e di lasciare la parola al vostro sindaco, vi do due indicazioni tecniche. Quindi, innanzitutto, se avete delle domande da fare, durante tutto il corso dell'evento potrete fare le domande nella sezione domande, appunto, che trovate nella barra degli strumenti sul vostro schermo. Quindi voi potrete fare le domande direttamente da lì e noi vi risponderemo. Se non vi rispondiamo subito, non preoccupatevi perché alla fine della spiegazione dell'evento ci prenderemo del tempo per rispondere a tutte le domande che ci sono arrivate, quindi risponderemo a tutti. Per chi deve invece ottenere i crediti professionali, quindi i crediti di partecipazione, state tranquilli perché al termine dell'evento saremo noi appunto mandare i vostri elenchi e i rispettivi ordini professionali. Quindi non è neanche necessario che voi ci scriviate i vostri dati in chat, perché questo appunto li abbiamo già, essendo iscritti all'evento, abbiamo già i vostri dati. Quindi niente, state tranquilli perché al termine inviamo tutto noi ai vostri ordini professionali. Perfetto, quindi per iniziare ufficialmente il nostro evento lascio la parola al vostro sindaco. Prego, sindaco, lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti a questo programma che inizierete stamattina e approfondirete. Grazie soprattutto agli organizzatori e quindi grazie agli ordini degli architetti, geometri, ingegneri e grazie al gruppo Maggioli che ci permette di collegarci ed essere collegati e approfondire questo tema. Grazie alla signora Nadia Colombo, che è la responsabile della promozione progetti digitali del gruppo Maggioli. E quindi grazie a voi tutti, proprio un grazie corale dovuto come amministratore, come sindaco del comune di Arizona, da parte anche dei miei concittadini, perché mi sembra che oggi sviluppiate un argomento molto, molto importante e molto interessante, questo sportello telematico dell'edilizia. Forse, speriamo, sia veramente un altro passo verso, prima di tutto, una semplificazione burocratica di cui abbiamo un bisognone. Ma poi, soprattutto, questo sportello unico per l'edilizia, cosiddetto SUE, rappresenta il punto di incontro tra il privato e le amministrazioni. Quindi è un modo finalmente per mettere in contatto in una maniera concreta e non più soltanto a parole e non soltanto attraverso le carte di cui siamo veramente pieni, immersi, stufi, ma il cittadino, il privato con la parte pubblica. Ci credo molto, spero che si riescano ad ottenere grandi risultati, speriamo di ottenere anche grande velocità e semplificazione. Tante nostre arrabbiature della nostra giornata sono dovute proprio alla burocrazia italiana che è enorme ed è pazzesca. Lo stiamo vedendo adesso, tanto per dire, e lo stiamo sperimentando direttamente con questo benedetto coronavirus. E quindi un buon lavoro a tutti, un grazie a tutti, speriamo di raggiungere risultati che ci servono e che desideriamo e penso che proprio grazie alla Maggioli e al contributo di voi professionisti che siete molto pratici, riusciamo finalmente ad arrivare a concretizzare, a costruire qualcosa di vero e di solido, visto che parliamo di opere edilizie. Grazie a tutti, buon lavoro, bocca al lupo a tutti. Ok, grazie Sindaco, la ringrazio per il suo intervento, mi è piaciuto molto quello che ha detto riguardo al fatto che appunto questo sportello è un punto di incontro tra il privato e le amministrazioni, quindi appunto l'amministrazione va proprio diciamo incontro ai privati rendendo il tutto più veloce e semplice, quindi diciamo che le parole chiave in questo caso sono proprio velocità e semplificazione di tutte le pratiche, di tutti i processi, ma soprattutto, come ha già detto il Sindaco, meno carta. Perché essendo tutte le pratiche online, sarà tutto fatto online, quindi ci sarà meno carta agli uffici e sarà anche molto più semplice poi per i professionisti, perché non ci sarà più bisogno di recarsi in comune per portare le pratiche, per presentare le pratiche, ma si potrà fare tutto direttamente, tranquillamente da casa, quindi in modo semplice e veloce. Quindi grazie mille, Sindaco. Lascio adesso la parola a Danio Grandi, che è responsabile del servizio tecnico ed edilizia privata del comune di Piadina d'Arizzona, che si è occupato Grazie. appunto di seguire tutto il progetto. Quindi lascio a lei la parola a Danio Grandi. Allora, buongiorno, sono Geometra Grandi, sono il responsabile dell'area tecnica
edilizia privata e urbanistica del Comune di Piana d'Adrizzona e rivolgo un saluto e un ringraziamento a tutti i professionisti, che vedo che numerosi hanno aderito a questa iniziativa, a questo seminario che il Comune di Piana d'Adrizzona ha voluto organizzare col Globo del gruppo Maggioli per presentare appunto questo nuovo sportello telematico per la presentazione e la gestione in formato digitale delle pratiche edilizie e anche per illustrarne un po' il funzionamento. Allora, lo sportello telematico del Comune di Piadena è stato formalmente istituito con un atto di giunta lo scorso mese di gennaio ed è stato subito messo a disposizione ai professionisti sul sito web del Comune per un utilizzo in questa prima fase in forma facoltativa. L'obbligo di utilizzo invece dello sportello telematico per la presentazione delle pratiche è scattato dallo scorso 1° di marzo. Poi dopo la gestione delle pratiche presentate, diciamo, precedentemente può essere anche sviluppata diciamo, il metodo tradizionale. Ecco, quindi però dal 1° di marzo scatta l'obbligo per la presentazione di tutte le pratiche edilizie in formato attraverso lo sportello telematico. Già nel corso del 2020 l'ufficio tecnico comunque aveva già stabilito di ricorrere comunque alla presentazione, alla trasmissione delle pratiche in formato digitale attraverso la PEC del protocollo, quindi con gli elaborati firmati digitalmente. Questo perché si è dovuto gioco forza far fronte alla scrupolosa applicazione dei protocolli di sicurezza che sono stati introdotti durante il periodo del primo lockdown dell'emergenza Covid, quando poi gli uffici pubblici sono stati in una prima fase chiusi completamente al pubblico e poi successivamente l'accesso al pubblico è stato rigorosamente contingentato. C'era anche il discorso che questi protocolli di sicurezza imponevano tutta una serie di misure di trattamento proprio della manipolazione del materiale cartaceo e quindi anche per queste ragioni, più per tutto quello che aveva già detto il sindaco, si è pensato appunto di abbandonare in toto l'utilizzo delle pratiche in formato cartaceo. C'è stata quindi una gestione, diciamo, temporanea di queste pratiche attraverso le trasmissioni via PEC. In seguito si è poi deciso invece di intraprendere definitivamente la strada della gestione digitale delle pratiche edilizie mediante appunto l'utilizzo di una piattaforma telematica appositamente dedicata. Questo proprio perché siamo obbligati a dare attuazione a tutte quelle normative, a quelle disposizioni di legge che impongono ormai alle pubbliche amministrazioni di aggiornare le proprie attività, i propri strumenti operativi proprio per limitare il più possibile la produzione della documentazione cartacea, in modo da favorire lo sviluppo di questi processi di digitalizzazione dei procedimenti. Questo ha anche un risvolto proprio pratico, perché ormai non abbiamo proprio più gli spazi anche d'archivio per tenere le pratiche edilizie in formato cartaceo, perché, come sapete bene voi tecnici che siete quelli che poi le dovete presentare, ormai hanno assunto dei volumi molto consistenti perché sono ormai formate non più dai semplici elaborati grafici, ma da tutta una serie di pratiche e fascicoli che vanno a corredo e che poi creano veramente volumi cartacei molto importanti anche da gestire in termini di spazi. Quindi questo lo si è fatto proprio per cercare di avvicinare il più possibile il cittadino, i tecnici all'amministrazione, di interloquire in modo molto più rapido, cosa che comunque, ripeto, è già stata fatta nel corso del 2020 e
E quindi è iniziata nello scorso, nel mese di tra settembre e ottobre del 2020, questa collaborazione con Globo del gruppo Maggioli, appunto per costituire questo sistema informativo geografico per la gestione dello sportello digitale per le pratiche edilizie, che si basa su una piattaforma chiamata Solo Uno, che il comune di Piadena d'Rizzona già utilizzava da tempo per la catalogazione delle pratiche edilizie, per l'archiviazione dei dati. Questa collaborazione è nata anche sulla scorta di una esperienza che è già stata maturata in passato per quanto riguarda la gestione dello sportello unico delle attività produttive. Il comune di Piadena d'Arizona gestisce infatti da qualche anno, due anni e mezzo, il SUAP in forma associata con il CLU, i Comuni Lombardi Uniti, cioè lo sportello unico intercomunale interprovinciale, che fa capo al comune di Carpenedolo in provincia di Brescia, che utilizza proprio l'applicativo Globo per il SUAP, che è molto simile nell'impostazione all'applicativo per il SUAP. Tengo a precisare in questo momento, visto che parliamo di SUAP, che comunque tutte le pratiche edilizie che riguardano l'esecuzione di interventi su immobili a destinazione produttiva e commerciale sono comunque scorporate dal SUAP e quindi fanno capo e vengono gestite direttamente dal SUE comunale. Il SUAP poi segue invece tutte quelle che sono le pratiche che fanno riferimento e quelle che sono connesse allo svolgimento dell'attività produttiva. Il SUAP dei Comuni Lombardi Uniti poi si interfaccia direttamente con il SUE comunale nel momento in cui devono essere effettuate tutte quelle che sono le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica delle attività produttive che richiedono l'attivazione o modifiche direttamente al SUA. Quindi la piattaforma telematica di Globo, che è da tempo ormai utilizzata in diversi enti, in diversi comuni del territorio, entra a far parte, diciamo, della gestione delle pratiche del SUE del comune di Piadena, e quindi immagino che molti dei tecnici che sono oggi collegati, che stanno partecipando a questo seminario, avranno sicuramente già dimestichezza con l'utilizzo di questa piattaforma. Però con Globo abbiamo ritenuto comunque che fosse cosa utile e comunque opportuno organizzare questo evento, questo incontro, per garantire anche a chi non ha ancora avuto modo di utilizzare questa piattaforma o che l'ha utilizzata, diciamo, in modo sporadico, di poter apprendere, insomma, nozioni per quello che è l'utilizzo ed il funzionamento. Per utilizzare lo sportello telematico del comune di Piadena d'Arizzona è sufficiente accedere al sito web istituzionale del comune di Piadena d'Arizzona, quindi che all'indirizzo comune Piadena d'Arizzona tutto attaccato .cr.it, scorrendo poi dopo la home page, diciamo nella parte bassa si trova la sezione dei servizi online del web che mette a disposizione il comune di Piadena, e nella quale è presente appunto l'applicazione dello sportello telematico per l'edilizia, che è proprio affiancata a quella che era già presente da tempo, quindi del SUAP, che riporta la dicitura Comuni Lombardi Uniti. Cliccando sul tasto appunto di questo sportello si viene indirizzati direttamente alla pagina dello sportello telematico, al link sportellotelematico.comunepiadenadrizzona.cr.it, dal quale poi dopo è possibile gestire la trasmissione delle pratiche, ma anche seguire poi tutto quello che è il processo
dell'istruttoria, cioè i tecnici poi dopo possono accedere anche una volta presentata la pratica a questo portale e cercare di capire a che punto sta il procedimento appunto della pratica edilizia. Le pratiche edilizie che devono essere presentate obbligatoriamente attraverso lo sportello telematico sono quelle che sono riportate nell'elenco che è allegato alla deliberazione di giunta numero 2 del 2021, che è possibile trovare pubblicata sempre sul sito web del comune nell'area tematica edilizia. Comunque corro in modo rapido, le pratiche obbligatorie sono appunto i permessi di costruire, le scie alternative al permesso di costruire in variante, le CILA, pareri preventivi per l'edilizia privata ed urbanistica, i mutamenti di destinazione d'uso senza opere, quindi le comunicazioni di inizio e di fine lavori e le relative proroghe, le richieste delle autorizzazioni paesaggistiche e tutte quelle che sono le pratiche che riguardano i vincoli ambientali, tutte le pratiche riguardanti l'urbanistica, quindi la richiesta di approvazione di piani attuativi e di loro varianti, quindi piani di lotizzazione, piani di recupero, piani integrati di intervento, le segnalazioni certificate appunto di agibilità, il deposito dei frazionamenti, la presentazione delle denunce dei cerventi armati delle pratiche sismiche che quindi vanno a sostituire quelle che erano le modalità precedenti attraverso che si facevano anche attraverso MUTA o precedentemente attraverso PEC e quindi anche tutte quelle che sono, questo è facoltativo, le integrazioni a pratiche già presentate in epoca antecedente al 1 marzo, quindi all'ovvio. Ecco, io non ho altre cose specifiche da dire, ringrazio ancora il gruppo Maggioli e gli amici di Globo che hanno collaborato in questo periodo alla formazione di questo, alla messa a disposizione di questa piattaforma telematica e lascio quindi ancora la parola alla moderatrice e ai successivi relatori. Grazie ancora e buongiorno. Grazie a lei Geometra. Vorrei appunto risottolineare quello che ha detto prima, che il Comune di Piadena Drizzona era già da tempo che appunto pensava di attuare questo servizio di digitalizzazione e finalmente l'ha concretizzato, quindi abbiamo raggiunto un grande obiettivo. Diciamo che appunto, come ha detto anche lei precedentemente, non c'è diciamo più spazio, non ci sono più spazi di archivio, quindi anche utilizzare una piattaforma online, una piattaforma digitale, è più facile poi gestire gli spazi. E se posso aggiungerei che è anche diciamo un'iniziativa ecologica, perché viene stampata, viene utilizzata meno carta, e soprattutto diciamo che anche per i professionisti è molto importante, perché non si devono più recare, quindi non si devono più recare in auto al comune, non devono più diciamo perdere, diciamo magari prendersi il permesso per andare in comune, cercare parcheggio, pagare il parcheggio, quindi assolutamente, se possiamo dire, anche l'iniziativa ecologica. Allora, lascio adesso la parola a Giovanni Bonati, che è il manager del gruppo Maggioli, e appunto vi presenterà tutti gli strumenti che servono per accedere allo sportello. Sì. Perfetto, grazie Anna, buongiorno a tutti. Okay. Grazie anche per il Comune, esatto, che ci ha dato l'opportunità di fare questa presentazione, che per noi è molto importante, anche perché questo progetto il Comune ha proprio colto nel segno anche rispetto alla tempistica, perché entrano in gioco alcune misure che, partendo dalla normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa, famoso articolo 35 della legge 33, che ci dice che le pubbliche amministrazioni devono mettere online le informazioni sui propri procedimenti, il Comune oggi sta dando attuazione a una norma, pensate, che è entrata in vigore proprio poche ore fa, che sono le misure urgenti per la semplificazione amministrativa. Infatti, nello sportello che andremo adesso a vedere insieme, sono accolti tutti gli adempimenti necessari per soddisfare questa legge. Quindi uno sportello telematico dove presentare istanze online,
con la possibilità di autenticarsi con SPID, con la nostra CNS, quale la tessera sanitaria, oppure la tessera rilasciata con gli ordini, dagli ordini, oppure la carta di identità elettronica. Un sistema che poi consente in prospettiva anche di effettuare pagamenti online, e il sistema è già pronto, e soprattutto di misurare i tempi dei procedimenti. La cosa molto importante è che dopo che la pratica sarà trasmessa in modalità digitale e il comune gestirà l'iter, voi potrete sempre controllare lo stato d'avanzamento della pratica. Abbiamo detto che uno dei modi per accedere poi, per esempio, a guardare lo stato d'avanzamento della pratica è SPID. Vi diciamo, probabilmente tanti di voi già lo sanno, e poi Anna farà un sondaggio interessante su questo per capire quanti di voi hanno SPID. SPID è la username e la password unica per accedere con valore legale a tutti i siti della pubblica amministrazione. Può essere chiesto gratuitamente in posta oppure online www.speed.gov.it, e sta avendo una diffusione straordinaria. Siamo ormai arrivati a 18 milioni di italiani con SPID ed è un numero che cresce di migliaia di cittadini tutte le settimane. È stato un progetto molto importante, lo diceva il sindaco Gian Metagrandi, perché oggi vediamo una parte del progetto. Vediamo lo sportello telematico, che è una punta di un iceberg, ma che possiamo mandarlo online, inaugurarlo oggi, perché l'ufficio tecnico ha fatto uno straordinario lavoro di digitalizzazione dei propri processi e delle proprie banche dati. Immaginate che quando la pratica entrerà digitale in comune, non è che l'ufficio tecnico stamperà tutti gli atti, ma ci siamo organizzati in questi mesi affinché anche la gestione della pratica sia fatta completamente in digitale. Quindi un progetto straordinario che ha impegnato anche l'ufficio tecnico, nonostante tutte le pratiche da gestire, soprattutto in un momento di emergenza sanitaria, ha impegnato l'ufficio tecnico insieme a noi in attività di revisione dei processi, di costituzione di banche dati e di formazione. Quindi un grazie all'amministrazione e anche all'ufficio tecnico che ci ha dato una grandissima mano a portare a termine questo progetto. Buona visione a tutti, sono anche contento perché venerdì mattina avere 80 professionisti online è un ottimo risultato, significa ancora una volta che l'amministrazione ha colto un obiettivo sicuramente di interesse, ma anche fondamentale per semplificare anche il rapporto tra i cittadini, i professionisti e la pubblica amministrazione. Grazie a tutti, a te Anna. Grazie Giovanni. Allora, adesso diciamo che siamo arrivati proprio nel vivo del nostro evento, quindi è arrivato il momento in cui il nostro tecnico Luca Colombo vi spiegherà e vi farà proprio vedere, quindi si metterà nei panni di un professionista che deve presentare una pratica online e vi mostrerà esattamente come si presenta, quindi quali sono tutti i procedimenti da fare all'interno dello sportello per poter presentare una pratica. Vedo inoltre che al momento non sono arrivate molte domande, però ricordatevi che potete fare le domande sulla barra degli strumenti che trovate sul vostro schermo proprio nella sezione domande, quindi soprattutto adesso che diciamo che è il momento più importante di questo evento nel quale Luca vi mostrerà tutti i passaggi da fare, qualunque dubbio, qualunque domanda, qualunque cosa che non capite, voi scrivetecela perché al termine risponderemo a tutte le vostre domande, quindi mi raccomando è importante che fate domande di modo che poi potrete essere completamente e totalmente autonomi quando appunto dovrete presentare le vostre pratiche. Quindi lascio a te Luca la parola, prego. Grazie Anna. Allora, dopo aver visto, parlato un po' in termini generici, un po' dopo aver introdotto un po' tutto lo sportello telematico, quali sono stati i passaggi che hanno portato alla realizzazione dello sportello telematico, direi che possiamo partire mostrando quelle che sono gli elementi chiave dello sportello telematico, quindi come funziona. Proveremo assieme a vedere come si può presentare una pratica, vedere tutti gli aspetti più importanti. Ecco, a questo punto direi di iniziare. Allora, quello che state vedendo in questo momento è lo sportello telematico del comune di Piano di Adrizzo. Prima cosa, una brevissima panoramica per illustrare i principali bottoni che sono gli elementi caratteristici dello sportello telematico.
Tutti i contenuti dello sportello telematico sono raggiungibili utilizzando e sono raggruppati sotto questi bottoni che vedete presenti in home page. Questi bottoni che cosa rappresentano? Rappresentano delle aree tematiche, servono proprio per facilitare i cittadini, comunque i tecnici, nella ricerca di contenuti. Abbiamo suddiviso i contenuti in queste quattro aree tematiche. La prima è quella dell'urbanistica e pianificazione, dove sono presenti tutta una serie di procedimenti, come ad esempio il CDU, il deposito di un atto di un frazionamento, presentare suggerimenti, proposte per il PGT, quindi tutta una serie di procedimenti afferenti a questa particolare area tematica. Abbiamo poi un bottone che si chiama vincolistica, dove sono presenti tutti i procedimenti relativi a quella che è la paesaggistica, un bottone edilizia che contiene sostanzialmente tre sottobottoni, uno quello relativo alle istanze edilizie, quindi tutti i vari titoli abilitativi edilizi, quindi faccio un esempio, il permesso di costruire, le SCIA, le CILA, quindi tutti quelli che sono i procedimenti che possono essere avviati dai vari cittadini. Vedete, attestare l'agibilità di un immobile, chiedere il certificato di destinazione urbanistica, chiedere il rilascio di un permesso di costruire, tutta una serie di procedimenti. Abbiamo inoltre un bottone che si chiama invece interventi edilizi. Cosa contiene questo bottone? Questo bottone contiene tutte quelle che sono le informazioni relative a quelli che possono essere gli interventi, cose che possono essere fatte, e all'interno di queste guide avviene il collegamento con quelli che sono i titoli edilizi che possono essere utilizzati. Faccio un esempio. Cliccando sulla guida demolire, spiega sostanzialmente in quali casi, ad esempio, si può utilizzare la SCIA, oppure in quali casi occorre invece utilizzare il permesso di costruire. Vedete, poi esiste direttamente il collegamento a questi due titoli abilitativi edilizi che permettono di effettuare gli interventi. Infine abbiamo anche un bottone che si chiama modulistica, che consente l'accesso diretto a quella che è la modulistica presente sullo sportello telematico, per chi magari sa già qual è la pratica che deve presentare. Quindi abbiamo cercato di mettere a disposizione dei cittadini, dei professionisti, tutte le modalità di accesso ai contenuti a seconda di quello che magari possono essere le loro competenze o comunque le varie situazioni. Infine è presente un ultimo bottone che si chiama comunicare con l'amministrazione. Che cosa contiene? Contiene tutta una serie di procedimenti trasversali che possono essere utilizzati a supporto della presentazione delle pratiche. Quindi, ad esempio, l'accesso agli atti, vedete tutte le varie tipologie di accesso agli atti, accesso documentale, l'accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, tutte quindi le tipologie di accessi, più una serie di moduli che possono essere di servizio, per esempio l'annullamento e l'archiviazione di una pratica, le integrazioni documentali, la trasmissione di comunicazioni. Quindi sullo sportello telematico sono presenti davvero tanti procedimenti che possono essere anche utilizzati a supporto di quella che è la pratica edilizia, ecco, che viene presentata. Detto questo, proviamo a entrare nel dettaglio di una guida per capire come è strutturata. Quindi recupero il mio bottone edilizia, clicco su istanze edilizie, all'interno, vi faccio notare, di ciascun bottone, per orientarsi meglio, è presente un piccolo motore di ricerca che consente di cercare i contenuti per titolo. Quindi in questo caso, se io per esempio cerco CILA in questa barra di ricerca, riesco subito a raggiungere la guida relativa a questo procedimento. Come è strutturata? Tutte le guide sullo sportello telematico non è presente soltanto la modulistica, ma è presente anche una parte informativa, proprio per assolvere a tutte le
diciamo, a tutti gli obblighi di trasparenza delle normative che anticipava anche prima Giovanni, dove non solo occorre mettere a disposizione la modulistica del cittadino, ma anche tutta una serie di informazioni relative a quelle che sono le tempistiche del procedimento, a qual è l'ufficio competente, a quelli che sono ad esempio a quelli che sono le normative, quindi tutta una serie di informazioni che devono essere messe a disposizione del cittadino. Lo sportello telematico risponde pienamente a tutti questi elementi, infatti è sempre a disposizione per ogni procedimento una guida informativa che spiega sostanzialmente di cosa si tratta, quelli che sono le caratteristiche, quelli che eventualmente sono i requisiti e tutta una serie di particolarità che possono essere utili ai professionisti. Vi faccio notare che sullo sportello telematico è sempre in queste guide sono presenti dei riferimenti normativi, vari link ai riferimenti normativi. Cliccandoci sopra, ad esempio, è possibile consultare il testo della norma aggiornato ad oggi, quindi all'ultimo secondo. Vedete, con semplicemente due clic sono riuscito a raggiungere il testo della norma su questo portale nazionale che è normativa. Il testo della norma, in questo caso il DPR 380, aggiornato al 5, avere sempre sotto controllo la norma aggiornata. Faccio anche notare questo, diciamo che le norme non sono presenti soltanto all'interno del testo, ma in tutte le guide sulla destra è presente una porzione che si chiama riferimenti normativi. Cosa è presente in questa porzione? Tutte le norme che riguardano questo particolare procedimento. Si tratta di una stratificazione delle norme, una stratificazione normativa. Infatti è possibile in questo caso vedere tutte le norme, partendo da quelle nazionali, passando per quelle regionali, fino ad arrivare a quelle comunali, che insistono su questo particolare procedimento. Si tratta sostanzialmente come di fare un carotaggio di tutta quella che è la normativa presente, di tutti gli strati, un carotaggio di tutta quella che è la normativa che insiste su un particolare procedimento, in modo da visualizzare tutta la stratificazione, strato per strato, partendo dalle norme nazionali, passando per quelle regionali, fino ad arrivare a quelle comunali. Questo è tutto per quanto riguarda la parte informativa, la parte normativa. Per raggiungere la modulistica, cosa occorre fare? Dove si trova? Nella porzione servizi, vedete, in fondo alla pagina, diciamo descrittiva, è presente una porzione che si chiama servizi con una scritta per presentare la pratica, accedi al servizio che ti interessa. In questo caso seleziono CILA. A questo punto che cosa si trovano? Si trovano le informazioni, come dicevo prima, relative all'ufficio competente, all'informazione relativa alla durata massima del procedimento, a quelli che sono i pagamenti, quindi se occorre effettuare un pagamento di un diritto di segreteria istruttoria o se è necessario il pagamento dell'imposta di bollo al momento della presentazione dell'istanza, sono tutte informazioni che sono specificate in questa pagina. Quindi, ufficio tecnico, l'indicazione di quello che è il procedimento e infine è sempre a disposizione per, diciamo, consultando le varie guide, una copia di quello che è il modulo PDF. Per presentare telematicamente la pratica, però, occorre autenticarsi. Io in questo momento mi sto navigando senza aver fatto alcuna autenticazione sullo sportello telematico, quindi non ho effettuato l'accesso, è come se stessi navigando sul sito istituzionale del Comune. Quindi il sistema però per permettermi la presentazione telematica chiede di farmi riconoscere, autenticarmi. Come posso fare per autenticarmi? Ho due alternative. Posso o cliccare nella porzione accedere al servizio sulla scritta la compilazione telematica riservata agli utenti autenticati, oppure cliccare sul tasto accedi presente in alto a destra di ciascuna pagina. Io clicco sulla compilazione telematica riservata agli utenti autenticati e a questo punto il sistema mi dà le possibilità di autenticazione che abbiamo visto prima, che sono sostanzialmente l'autenticazione tramite accesso con Carta Nazionale dei Servizi oppure CIE. Vi faccio notare che, come avrete sicuramente letto su tutti i giornali in questi giorni, ci sono state delle importanti notizie a livello di quelle che sono le modalità di accesso ai siti della pubblica amministrazione.
mettendo in evidenza che le modalità di accesso sono appunto quelle con la carta d'identità elettronica, con SPID, con la carta nazionale dei servizi, e come vedete sono tutte riportate sullo sportello telematico, e quindi è pienamente conforme a tutti questi elementi. In questa pagina vedete tutte le informazioni che spiegano cosa occorre fare per autenticarsi con i vari strumenti. Ad esempio, viene spiegato cosa occorre avere per autenticarsi con carta nazionale dei servizi, quindi occorre essere in possesso di una carta nazionale dei servizi, che può essere la vostra tessera sanitaria, oppure un qualsiasi strumento che presenta la scritta carta nazionale dei servizi. Ad esempio, questo è uno strumento che tutti noi abbiamo in mano. Occorre però non soltanto avere la tesserina, ma avere anche essere in possesso del codice PIN, aver installato un lettore di smart card sostanzialmente per permettere la lettura della carta nazionale dei servizi, e infine aver installato tutti i software necessari per permettere al vostro computer di leggere la vostra tessera sanitaria o la vostra carta nazionale dei servizi. In particolare faccio notare che se hai bisogno d'aiuto è una guida che va a spiegare in dettaglio che cosa occorre, davvero va a spiegare in dettaglio e con un modo molto guidato sostanzialmente cosa occorre fare per poter autenticarsi tramite questo strumento. Quindi spiega che cos'è la carta nazionale dei servizi, vi aiuta a capire se quella che avete in mano è una carta nazionale dei servizi, e spiega cosa occorre installare, come occorre configurare il vostro PC e cosa occorre fare davvero in maniera molto semplice. Stessa identica cosa per quanto riguarda la carta d'identità elettronica, quindi occorre essere in possesso della propria carta d'identità digitale, la propria CIE, essere in possesso del codice PIN, aver installato il lettore di smart card NFC e infine aver installato il software CIE che consente l'accesso. Anche in questo caso è presente una guida, se hai bisogno d'aiuto, che spiega passo passo che cosa occorre fare per poter autenticarsi con questo strumento. Spiega cos'è la CIE, come faccio ad avere il PIN e tutte queste informazioni. Parallelamente, altra modalità è l'accesso tramite SPID. SPID è un metodo probabilmente più semplice. Perché? Perché si basa su una username e una password più un codice temporaneo, fondamentalmente funziona come l'home banking e consente l'accesso ai siti di tutte le pubbliche amministrazioni con queste credenziali. Non avendo la necessità di avere dei lettori o installare software particolari, è molto semplice, consente l'accesso a tutti i servizi comodamente da qualsiasi dispositivo, quindi non soltanto PC ma anche tablet e smartphone. Cosa occorre fare per accedere con SPID? Beh, per prima cosa occorre crearsi un'identità SPID, un'identità digitale SPID. Sul sito speed.gov.it viene spiegato passo a passo cosa occorre fare per poter accedere a SPID, quindi viene spiegato tutte le modalità, come è possibile richiederlo, a chi occorre rivolgersi. Sostanzialmente per accedere con SPID occorre avere un'identità digitale, quindi occorre rivolgersi a un identity provider che dovrà sostanzialmente definire e certificare la vostra identità identità digitale. SPID è gratis sostanzialmente e permette l'accesso davvero a tutti i siti della pubblica amministrazione. Una volta ottenuto SPID, che cosa occorre fare? Selezionare entra con SPID, selezionare il proprio identity provider con il quale si è effettuata si è andata a creare la propria identità digitale, in questo caso per me InfoCert. Vado a inserire nome utente e password. Vado a entrare. A questo punto il sistema ha verificato che utente e password sono corretti e a questo punto mi chiede di inserire un codice OTP che è collegato al mio telefono cellulare. A questo punto vado a inserire questo codice, che vale soltanto una volta,
e a questo punto vengo ribaltato sullo sportello telematico autenticato. Come vedete è comparsa la mia scrivania di Luca Colombo. È importante l'autenticazione perché in questo modo si ha la certezza che dietro il monitor c'è davvero Luca Colombo. A questo punto cosa è successo? A parte la comparsa della scrivania del cittadino, assolutamente nulla. Si è abilitata però il tasto presentazione telematica. Con un solo clic, a questo punto si apre quello che è il modulo digitale, che adesso vi faccio vedere. Allora, il modulo digitale, come vedete, è un modulo normalissimo che coniuga sostanzialmente un aspetto tradizionale del modulo, quindi il sottoscritto con tutta una serie di campi, ma ha tutti i vantaggi del digitale. Vi faccio alcuni esempi. Ad esempio, è sempre possibile recuperare i dati dal proprio profilo utente cliccando sull'omino in alto a destra. Vedete qua questo omino presente in alto a destra della sezione il sottoscritto. Cliccandoci sopra è possibile recuperare i propri dati che sono stati memorizzati all'interno del profilo utente. Questo è molto importante perché consente di facilitare la compilazione dei moduli. Un altro elemento interessante è quello che il sistema introduce tutta una serie di controlli, ad esempio di corrispondenza tra il codice fiscale e i dati del cognome e del nome. Vi faccio vedere, in questo caso ho cancellato una lettera all'interno del mio codice fiscale, che quindi non è un codice fiscale. Il sistema riconosce questo errore, questa problematica, e di conseguenza non abilita l'invio della pratica. Vado a reinserire la mia lettera e faccio anche notare che controlla la corrispondenza cognome, nome e codice fiscale. Se io ad esempio in questo caso scrivo Enrico, il sistema riconosce che questo codice fiscale non può essere il codice fiscale di Colombo Enrico. Di conseguenza fa tutta una serie di controlli che sono estremamente utili sia per l'ente, comunque anche per chi compila, in modo da evitare errori o comunque di presentare pratiche incomplete o comunque con delle problematiche che poi richiedono delle integrazioni. Vado a reinserire il mio nome e di conseguenza il sistema riconosce che tutto è corretto e posso proseguire nella compilazione. Un altro elemento interessante è che le varie sezioni i campi obbligatori sono evidenziati in arancio e soprattutto sono dinamiche, ovvero a seconda di quello che vado a selezionare, persona fisica o ad esempio titolare, in qualità di sostanzialmente di chi sto andando a presentare la mia pratica, i campi possono diventare più o meno obbligatori. In questo caso io seleziono persona fisica. Proseguo nella compilazione. Proseguo nella mia compilazione sfruttando tutte quelle che sono le possibilità che mi dà il modulo telematico, quindi con i vari menu a tendina, i vari flag da inserire. Vi faccio anche notare uno strumento molto utile, che è questo menu che è presente in alto sulla spalla destra del monitor, che è riconoscibile da un triangolino. Questo menu che cosa consente di visualizzare? Di visualizzare tutti quelli che sono i campi obbligatori non ancora valorizzati. Questo è molto utile perché nei moduli più complessi può capitare che magari al momento del salvataggio ci si sia dimenticati di qualche flag da inserire. Questo strumento consente di capire subito qual è il campo che non è stato valorizzato, ma soprattutto cliccandoci sopra di raggiungere questo punto. Vedete, a seconda di quello che vado a selezionare, il sistema mi fa spostare lungo il modulo, quindi questo è veramente, veramente utile. Ritorno quindi alla mia compilazione, in modo da proseguirla. Quindi adesso lo vado. A completare il modulo.
proseguo durante la compilazione. A questo punto verifico sempre cosa manca attraverso la spalla destra, in modo da avere la certezza che non manca nulla, e vado a salvare il modulo. Vi faccio notare che se il sistema riconosce che manca qualcosa all'interno del modulo, quindi qualche campo, il sistema propone due opzioni, quello di proseguire con la compilazione oppure di salvare una bozza. In questo caso vado a proseguire, vado a inserire il campo mancante e vado a salvare il mio modulo. A questo punto il sistema va a salvare il mio modulo e si raggiunge in questa pagina che si chiama pagina di gestione dell'istanza. In questa pagina il sistema fa tutta una serie di controlli per verificare che cosa manca prima di poter inviare la pratica. Vedete che il messaggio è l'istanza è incompleta. Perché? Perché il modulo Colombo Luca Cila non è ancora stato firmato, perché ci sono un'altra serie di moduli che devono essere stati completati, e infine occorre caricare anche la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria. Vi faccio notare quindi che il sistema fa tutta una serie di controlli per cui se lo sportello telematico, quindi se il sistema riconosce che manca qualcosa, è impossibile inviare la pratica. Quindi il sistema fa tutta una serie di controlli per far sì che le pratiche che arrivino siano formalmente corrette, quindi complete. A questo punto cosa occorre fare? Firmare il modulo principale seguendo le indicazioni. Ho sempre a disposizione accanto ai moduli delle indicazioni, quindi il primo tastino, che è quello con una matitina, permette di rientrare in compilazione, il terzo tastino con una freccettina in giù consente di scaricare i moduli che poi devono essere firmati, quindi è quello che vado a utilizzare adesso, quindi io scarico il mio PDF e vado a firmarlo. A questo punto che ho firmato il mio file, vado a caricarlo utilizzando il quarto tastino riconoscibile dalla freccettina verso l'alto, vado a selezionarlo e lo vado a caricare. Come avete visto, il sistema fa tutta una serie di controlli per verificare la corrispondenza dei firmatari e a questo punto si è aggiornata la schermata di avanzamento della compilazione, quindi non mi viene più detto che il modulo deve essere ancora firmato, perché l'ho caricato, e a questo punto posso proseguire, ad esempio, caricando un allegato. Come si fa a caricare un allegato? Stesso identico soluzione che abbiamo visto prima. Occorre scegliere il file e caricarlo, sfruttando sempre il tastino con la freccettina in su. Altri elementi in questo caso sono ad esempio dei moduli secondari che devono essere completati e inseriti. Come si fanno ad aprire i moduli secondari? Col tasto più che è qui presente, vedete? Tasto con la freccettina, col tastino con il più, e a questo punto mi si aprono tutta una serie di ulteriori moduli secondari che posso continuare a compilare. A questo punto si può proseguire la compilazione seguendo tutte queste indicazioni. Vi faccio vedere una cosa interessante. Sullo sportello telematico è sempre possibile interrompere la compilazione in qualsiasi momento per recuperare in un secondo momento. Come faccio? Come è possibile farlo? Utilizzando la scrivania del cittadino. All'interno della scrivania del cittadino è in particolare di importanza la sezione Le mie pratiche, che consente di recuperare tutte le pratiche che sono state per le quali si è iniziata la compilazione sullo sportello telematico, ma non si è ancora conclusa, è come in una vera e propria scrivania. In questo momento, quindi, io posso recuperare le mie istanze e concludere la compilazione dell'istanza. Vi faccio vedere, ad esempio, che in questo caso io ho un'istanza che avevo preparato in precedenza, che vedete è completa, quindi ho compilato tutti i moduli secondari seguendo le indicazioni presenti nella pagina di gestione dell'istanza, e a questo punto il sistema, riconosciuto che tutti i moduli sono stati completati, gli allegati sono stati caricati,
consente l'invio dell'istanza. Vedete, si è abilitato un tasto invia l'istanza che, cliccandoci sopra, che cosa consente di fare? Consente di spedire l'istanza al protocollo del comune tramite una comunicazione PEC to PEC, quindi sfrutta una PEC di servizio dello sportello telematico per trasportare moduli allegati direttamente al protocollo del comune. Quindi sostanzialmente questo è il meccanismo di compilazione di un'istanza, che è molto, ma molto semplice. A questo punto tornerei sulla, diciamo, come avete visto la compilazione è molto, ma molto semplice, è molto guidata e ci sono tutta una serie di controlli che facilitano la compilazione, mostrando quelli che sono i passaggi ancora necessari prima di poter inviare la pratica o quelli che sono i campi obbligatori non ancora selezionati e che devono essere compilati per poter inviare la propria istanza. A questo punto sfrutto, visto sostanzialmente questa, la compilazione dell'istanza, sfrutto gli ultimi minuti per collegarmi per far vedere alcuni elementi ancora interessanti. Sempre nella scrivania del cittadino, oltre alle mie pratiche, è presente anche una porzione che si chiama il mio profilo. La porzione il mio profilo è una porzione molto importante. Perché? Perché consente sostanzialmente di memorizzare alcuni dati che possono essere recuperati durante la compilazione del modulo. Vi ricordate che quando ho iniziato la compilazione della CILA ho detto che cliccando sull'omino presente in alto a destra è possibile recuperare i dati memorizzati all'interno del profilo utente. All'interno della scheda del cittadino è possibile modificare e aggiornare questi dati. Come vedete, cliccando sul profilo utente si apre questa schermata dove sono raccolti sia una serie di dati generali, dove per esempio ci sono nome e cognome, luogo di nascita, data di nascita, sesso e nazionalità. Questi dati non possono essere modificati perché sono presenti all'interno della vostra identità digitale che avete utilizzato per l'accesso, quindi sono i dati presenti nei SPID o comunque memorizzati all'interno della CIE o della Carta Nazionale dei Servizi. Possono però essere aggiunti tutta una serie di dati, come per esempio il numero di telefono cellulare, il numero di telefono di casa, indirizzi email, indirizzo email PEC, informazioni sulla residenza, quindi provincia, città, indirizzo, quindi tutta una serie di dati che possono essere utili per la compilazione delle pratiche, quindi possono essere recuperati in qualsiasi momento, in dati anche relativi ad esempio sul professionale, ditta, la condivisione della pratica, quindi tutta una serie di dati che possono essere inseriti. E questo è molto, ma molto utile per il cittadino. Sempre nella scrivania del cittadino vi faccio anche notare che nelle mie pratiche sono presenti tutte le istanze che, come avete visto, posso riaprire in qualsiasi momento e posso filtrarle per data, quindi sostanzialmente in un intervallo di tempo, posso fare delle ricerche all'interno dei vari campi, posso filtrarle per compilazioni aperte e compilazioni chiuse. Quindi compilazioni aperte sono le compilazioni che non ho ancora inviato al comune, compilazioni chiuse sono invece quelle che sono state già inviate al comune. Si tratta sostanzialmente di un piccolo prospetto, di una scrivania virtuale vera e propria, con tanti piccoli cassettini dove poter memorizzare quelle che sono le pratiche che sono ancora in corso di lavorazione e quelle che invece sono concluse perché sono state già inviate con successo al comune. Un ultimo elemento molto interessante sono le domande frequenti. Le domande frequenti sono raggiungibili nella porzione di intestazione dello sportello telematico al fianco alla scrivania del cittadino, con tutte le indicazioni relative alle domande frequenti. Questa sezione è molto importante ed è costantemente aggiornata sulla base delle varie segnalazioni. Contiene sia domande che sono relative ai contenuti, quindi chi può presentare istanza per eseguire interventi edilizi, o domande invece tecniche relative a come presentare una pratica, quindi come faccio a compilare automaticamente i campi dei moduli telematici, come faccio a completare una pratica che ho già iniziato a compilare. Quindi sono davvero presenti delle domande frequenti relative a tutti gli argomenti possibili sullo sportello telematico, sia relativi ai contenuti, come vogliamo chiamarli,
tecnici, quindi magari relativi alle pratiche edilizie, ma anche dei diciamo delle domande frequenti relative ai contenuti informatici. Quindi davvero, per qualsiasi dubbio, vi consiglio di consultare la porzione domande frequenti che riassume tutte queste informazioni. Nella porzione pagamenti poi sono presenti indicazioni su come pagare i denti segreti, istruttorio o ad esempio come pagare il contributo di costruzione o come pagare l'imposta di bollo. Tutta una serie di informazioni a supporto della presentazione delle varie pratiche. Come avete visto, ho fatto questa panoramica dello sportello telematico. Io vi ho fatto vedere che avevo una pratica quasi pronta per l'invio, che però non ho potuto inviare perché lo sportello telematico è già attivo. Vedete, ci sono già 6 pratiche presentate. Quindi, per farvi vedere come si invia una pratica, mi collegherò a uno sportello telematico di prova nostro interno, in modo da farvi vedere anche l'invio della pratica. A questo punto io ho recuperato, mi sono spostato dallo sportello del vostro comune a un nostro sportello di prova, effettuo l'accesso in modo da andare a autenticarmi sullo sportello telematico. Vedete, mi sono autenticato anche in questo caso, scrivania di Luca Colombo. Vado a recuperare nella mia scrivania del cittadino una pratica che ho preparato poco fa, che è questa, che è sempre una fantastica sigla. Come vi faccio vedere prima, si tratta di diciamo l'istanza è pronta per essere inviata, quindi ha superato tutti i controlli relativi a i moduli, gli eventuali allegati, e comparso il tasto invia l'istanza. Cliccando su invia l'istanza, il sistema, vedete, va a inviare la mia pratica. In questo caso il sistema ha inviato la mia pratica direttamente al comune, chiaramente comunque in questo caso a un nostro indirizzo esterno. Quindi il cittadino, per inviare la pratica, semplicemente una volta che ha compilato tutti i moduli deve cliccare sul tasto invia l'istanza. Una volta inviata la pratica troverà questa schermata, che è una schermata di riepilogo relativa all'istanza che ha presentato. Quindi nello stato di avanzamento della compilazione è presente il fatto che l'istanza è stata inviata con successo, che è stata inviata all'ufficio protocollo e in copia il mio indirizzo mail, sostanzialmente i miei indirizzi mail che ho inserito all'interno del modulo. Ci sono poi tutta una serie di dati istanza che sono presenti e servono per identificare univocamente l'istanza sullo sportello telematico. Quindi, ad esempio, il codice dell'istanza, come vedete, si tratta di un codice che identifica in modo univoco l'istanza, quindi se per qualche motivo dovete comunicare al comune l'istanza potete utilizzare questo codice, che identifica e permette davvero di identificare in maniera molto semplice e univoca questa istanza, quello che è l'oggetto, la data di compilazione, l'ultimo aggiornamento e chi è il proprietario della pratica. Volevo farvi appunto vedere questa porzione proprio perché una volta che è stata inviata un'istanza, questa è visibile e recuperabile all'interno della scrivania del cittadino, quindi attraverso nella porzione le mie pratiche che abbiamo già visto prima, se seleziono compilazioni chiuse, posso andare a recuperarla. Vedete, questa è inviata il 5 marzo alle 10:58, cliccandoci sopra, e posso fare una compilazione a partire da un'altra compilazione che ho già presentato. Questo può essere utile nel caso si debba presentare una stesso identico modulo molto simile, oppure se ad esempio devo comunicare una fine lavori, oppure ad esempio se voglio comunicare un'integrazione documentale. Quindi il sistema mi permette di andare a creare una pratica da pratica, sostanzialmente recuperando alcuni dati.
tutti i dati che riesco a evitare di reinserire, perché sostanzialmente vengono ripescati in maniera automatica. Quindi vado a creare una nuova istanza. A questo punto, cosa occorre fare per completarla? Semplicemente basta rientrare in compilazione con il tastino con la matitina che abbiamo visto anche prima. Vedete, si è, diciamo, la pratica non è più la CILA originaria, ma è una trasmissione di integrazioni documentali per istanze edilizie, dove si sono già valorizzati alcuni campi in maniera automatica, ad esempio il sottoscritto, l'immobile che, diciamo, era stato inserito già all'interno del modulo, e quello che occorre fare per poter completare la pratica è semplicemente seguire le indicazioni di quelli che sono i campi obbligatori mancanti, quindi quelli, come dicevo prima, evidenziati in arancio, e le indicazioni presenti sul triangolino, sul cruscotto di destra, che permette di davvero individuare quelli che sono i campi mancanti. A questo punto salvo il modulo, salvo la bozza e ritorno nella situazione di prima. Quindi, come avete visto, è possibile sempre, una volta che è stata presentata una pratica, generare un'istanza per copia. Quindi questo, anche questo, è un elemento molto interessante e molto utile. Sempre nella scrivania del cittadino, nella porzione le mie pratiche, sarà attiva, attualmente non è ancora disponibile, ma sarà attiva prossimamente anche la possibilità di consultare lo stato di avanzamento delle pratiche, come si diceva all'inizio. Quindi i cittadini, diciamo, i professionisti, potranno consultare all'interno della scrivania del cittadino tutte le informazioni relative alla propria pratica. Vedete, scrivania del cittadino, le mie pratiche, stato di avanzamento. Qua sarà possibile, sarà visualizzabile lo stato di avanzamento di ciascuna pratica, quindi con le indicazioni relative a lo stato in cui si trova, il numero di protocollo e tutta una serie di informazioni estremamente utili per poter seguire passo a passo l'evoluzione della propria pratica. Questo era più o meno lo supporto telematico e i principali elementi di funzionamento. Un ultimo, diciamo, elemento che può essere utile andare a visualizzare riguarda una piccola particolarità relativa a quelli che sono gli allegati, giusto per farvi, diciamo, l'ultimo piccolo elemento che può essere curioso da sottolineare. Adesso recupero la mia pratica, sono tornato sul portale del vostro comune, vado a recuperare la mia pratica che avevo lasciato in sospeso per farvi notare una cosa, un elemento che può essere utile per voi. Quello che volevo farvi notare è che, relativa agli allegati, gli allegati che devono essere presentati sullo sportello telematico possono essere caricati con semplicità cliccando sul tasto con la freccettina in su, come ho già fatto per i file firmati, ma occorre rispettare le indicazioni che sono presenti a corredo di dell'allegato. In particolare occorre, ad esempio, rispettare gli elementi relativi chiaramente al firmatario, ma soprattutto a quella che è la dimensione massima e quello che è il formato dei file che devono essere caricati. In questo caso viene richiesto un formato Adobe PDF/A. Chiaramente il formato Adobe PDF/A, che cos'è? Un particolare formato un formato PDF che ha alcune, che è stato definito come standard per la conservazione digitale, e di conseguenza ha tutta una serie di caratteristiche che fanno sì che il file che voi andrete a caricare sullo sportello telematico, se è un file PDF/A, certamente potrà essere visto correttamente anche da tutti i PC, quindi anche chiaramente dai tecnici dell'ufficio comunale. All'interno, noi chiaramente, per spiegare che cos'è il formato PDF/A e come si fa a convertire un file in formato PDF/A, abbiamo realizzato una domanda frequente. La domanda frequente è raggiungibile direttamente cliccando, vedete, su questa scritta Adobe PDF/A. Si apre una guida che spiega cos'è il formato PDF/A e una guida veloce
che va a spiegare passo a passo come si può salvare un file in formato PDF barra con Microsoft Office, ad esempio, è molto semplice in questo caso, nel momento in cui si va a effettuare il salvataggio del file in formato PDF barra nel momento in cui si sceglie il formato, vedete, occorre semplicemente andare nella barra di opzioni e abilitare e selezionare conforme allo standard PDF barra. Una volta che è stata fatta questa operazione per un salvataggio, tutti i file che andrete a generare con il vostro Word saranno in questo standard e quindi non avrete poi più dubbi, ecco, sotto questo punto di vista. Se utilizzate OpenOffice, la stessa identica cosa. Semplicemente nel momento in cui si va a effettuare l'esportazione in formato PDF in formato PDF si aprirà una finestra di dialogo opzioni dove andare a selezionare conforme allo standard PDF barra A. E infine, per chi magari è abituato a utilizzare PDF Creator, può sempre utilizzare anche questo strumento per consentire la conversione del formato e quindi andare a creare dei file che sono caricabili senza problemi sullo sportello telematico e andare a caricarli tranquillamente e così rispondere a tutte quelle che sono le varie esigenze presenti sullo sportello telematico. Detto questo, avrei sostanzialmente mostrato tutti quelli che sono gli elementi principali, gli elementi chiave relativi a quello che è lo sportello telematico, quindi come si fa a compilare una pratica e tutti quelli che possono essere i principali elementi che potete andare a trovare durante la compilazione. Quindi sostanzialmente tutti gli elementi principali. Come avete visto è molto semplice ed è estremamente guidato. Sono presenti numerose domande frequenti proprio per andare a chiarirvi e facilitarvi la compilazione della pratica. Ok, grazie Luca, grazie per la spiegazione direi assolutamente esaustiva e precisa di come si utilizza lo sportello. È stata molto utile. Intanto chiedo a tutti i relatori di accendere la webcam, quindi chiedo anche al geometra Daniel Grandi di accendere webcam e microfono, perché adesso è arrivato il momento delle domande. E ci sono anche delle domande, tra l'altro, per lei geometra. Quindi, innanzitutto chiedo a Luca di iniziare a guardare le domande, così vediamo di iniziare a rispondere. Intanto ringrazio gli 85 partecipanti che sono ancora connessi qua con noi per appunto essere qua e vi ricordo che appunto anche lo spazio delle domande che inizierà adesso conta come presenza formativa. Questo significa che per ottenere tutti i crediti che ci hanno comunicato i vostri ordini è strettamente necessario partecipare all'intera durata di questo evento, quindi anche in questa parte delle domande, che tra l'altro è molto importante perché appunto andremo a chiarire tutti i dubbi che ci avete comunicato anche poco fa nella chat. Quindi vi invito ovviamente ancora a sottoporci tutti i vostri dubbi che magari sono sopraggiunti nel momento, perché è questo il momento giusto, quindi noi siamo qua per voi per rispondere alle vostre domande, così che poi potrete essere totalmente autonomi nell'utilizzare lo sportello. Vi ricordo inoltre che lo sportello è già attivo, quindi vi invito ad iniziare ad accedere allo sportello. Il sito è sportellotelematico.comunepiadenadrizzona.cr.it. Quindi, se volete, potete già iniziare a mandare una pratica questo pomeriggio, va benissimo, e vi suggeriamo appunto già da ora di iniziare ad utilizzarlo, così che potete iniziare a prendere dimestichezza. Luca, tu hai dato un'occhiata alle domande? Intanto, sì, sto dando un'occhiata alle domande, quindi... Intanto vi lancio un sondaggio, nel quale appunto vi chiedo se possedete già la vostra identità SPID. Come Luca già vi ha fatto vedere prima, SPID è molto importante per poter accedere allo sportello telematico, quindi è uno strumento necessario ormai, e vi permette di inviare tutte le vostre pratiche online. Quindi per chi non ha ancora SPID, perché vedo innanzitutto il 79% che già ha risposto che ha SPID, quindi complimenti, e abbiamo anche un 18% che ci ha risposto che ancora non ce l'ha. Quindi per chi ancora non lo ha, per chiedere SPID, innanzitutto è gratuito richiederlo. E poi per ottenerlo è sufficiente andare sul sito www.speed.gov.it
e seguire tutte le indicazioni. Quindi seguite le indicazioni e appunto richiedete speed e iniziate a mandare tutte le vostre pratiche online. Ok, vi lancio anche il secondo sondaggio, già che ci siamo. Quindi appunto quello che voglio chiedervi è se avete apprezzato come è stato organizzato e strutturato questo evento. Diciamo che è molto importante anche per noi per capire appunto se l'evento può essere stato utile, l'organizzazione dell'evento vi è piaciuta. Successivamente comunicheremo anche i risultati al comune, di modo che anche il comune potrà farsi, diciamo, un'idea dell'apprezzamento dell'evento. Quindi innanzitutto ringrazio, perché per ora stiamo ricevendo solo dei sì, quindi vi ringrazio, diciamo che è una cosa assolutamente positiva. E intanto chiedo a Luca se ha letto le domande e vuole iniziare a rispondere a qualche domanda. Allora, sì, allora, ho visto alcune domande. Allora, prima cosa, ho visto che molti, diciamo, alcune domande erano relative a quella che era procura, sostanzialmente, la possibilità di presentare pratiche con procura, sostanzialmente, in modo da non dover far firmare sostanzialmente le pratiche a quello che è il committente, sostanzialmente. Allora, detto questo, il comune, diciamo, ha attivato, correggi se sbaglio, Danio, la procura sostanzialmente sulle varie pratiche. Questo cosa significa? Che sullo sportello telematico è possibile, diciamo, presentare le pratiche avvalendosi della procura. Come funziona la procura? È descritta sullo sportello telematico da una domanda frequente, così che vi faccio vedere anche come funziona in dettaglio. Allora, se cercate tra le domande frequenti la procura, esiste una domanda che spiega esattamente come si predispone la documentazione per la procura. Sostanzialmente la prima cosa, vedete, vi chiedo di leggerla con particolare attenzione perché è molto utile e spiega in maniera molto chiara che cosa occorre fare. Per prima cosa, sostanzialmente viene spiegata sostanzialmente quali sono le pratiche che possono chiedere la procura, chi è il procuratore. Luca, posso chiederti di condividere lo schermo così che... Sì, scusate. Ok. Allora. Perfetto. Scusatemi una. Ok, perfetto, okay. Perfetto. Ci siamo, vediamo il tuo schermo. Continua okay. Pure. Allora, quello che dicevo prima è... un elemento molto interessante è che dove è presente, allora, la procura, diciamo, è stata attivata, è presente una domanda frequente che spiega molto bene questo aspetto. Quindi, allora, se seleziono procura all'interno del campo domande frequenti, vi ricordate che ho detto, nel campo domande frequenti troverete probabilmente il 99% di tutti quelli che possono essere i vostri. In questo caso esiste proprio una guida che spiega come si predispone la documentazione da allegare alla procura. Viene spiegato chi è il procuratore, sostanzialmente, è il soggetto che quindi può sottoscrivere con la propria firma elettronica la documentazione al posto di uno o più aventi titolo. Quindi sostanzialmente un professionista può sottoscrivere elettronicamente la documentazione al posto del proprio committente che gli ha conferito la procura. Quali pratiche possono essere sottoscritte? Allora, sostanzialmente, nelle pratiche dove è prevista questa possibilità, automaticamente è già presente un modulo secondario opzionale che è relativo a quella che è la procura, che quindi lo trovate automaticamente. Se trovate una pratica dove non è presente la procura, significa che questa non può essere presentata tramite procura. Se lo trovate, può essere possibile utilizzarla. Viene spiegato in questa domanda cosa occorre fare per sottoscrivere la procura, ovvero, prima cosa, occorre ottenere la procura attraverso il conferimento dell'incarico a parte degli aventi titolo, quindi sostanzialmente il cittadino. Quindi occorre far sottoscrivere con firma autografa tutti gli aventi titoli la procura, quindi tramite questo file. Vedete che è possibile scaricare la modulistica e, diciamo, darla al cittadino da compilare. Poi occorre
ottenere il documento di identità in corso di validità da parte degli aventi titoli, scansionarli e firmare elettronicamente i vari file. Ok? Una cosa molto importante, anche se sostanzialmente voi siete stati incaricati come procuratori, sostanzialmente il soggetto che è indicato all'interno del modulo principale nella sezione il sottoscritto deve essere sempre l'avente titolo, quindi il cittadino, sostanzialmente chi vi ha conferito la procura. Quindi dovrete sostanzialmente compilare i vari moduli nella porzione il sottoscritto con i dati di chi vi ha dato l'incarico, quindi con i dati del cittadino. Poi dovete sempre seguire le indicazioni compilando tutti i moduli principali e secondari richiesti e compilare il modulo, quello relativo alla procura. Potete andare a scaricarlo, compilarlo, caricarlo sul portale, caricare le scansioni che vi vengono chieste e di conseguenza solamente a questo punto il sistema consentirà di firmare con le vostre con i vostri dispositivi, sostanzialmente con le vostre con la vostra firma, la pratica, i vari documenti sostanzialmente per conto del cittadino. Quindi questo permette di risolvere tutte quelle che sono le problematiche relative al fatto che magari il cittadino non ha i dispositivi per poter firmare, comunque poter compilare la pratica, per accedere al portale e magari compilare la pratica. Quindi soprattutto la parte di firma. Quindi quello della procura è, diciamo, un elemento che è stato introdotto. Vi faccio vedere che ad esempio nella CILA che stavamo compilando in precedenza, tra i moduli che erano disponibili ad esempio c'era proprio l'accettazione dell'incarico di procura, vedete? Recupero la pratica. Vedete, tra i moduli, oltre al modulo della CILA firmato con successo, ricevuta, quindi tutti gli allegati, soggetti coinvolti in relazione tecnica di asseverazione, è presente anche questo modulo secondario che è opzionale, quindi non è chiaramente obbligatorio, che cliccando sul tasto più sostanzialmente è il modulo, quello della procura sostanzialmente. Vedete, è un modulo semplicissimo con tutte quelle che sono le informazioni e i documenti che poi devono essere allegati, quindi la copia del conferimento della procura speciale, che è uno dei file che avevamo visto prima, e copia del documento di identità dei soggetti rappresentati. Quindi adesso, ricompilandolo velocissimamente, vedete, c'è il codice dell'istanza in modo da collegare univocamente la procura alla particolare istanza, i dati, diciamo, dove ci si impegna di conservare la documentazione. E vi faccio vedere che al salvataggio dei dati sono comparsi chiaramente due allegati, che sono il conferimento procura, che è quello che avevamo visto prima, e la copia dei documenti di identità dei soggetti rappresentati, che poi devono essere chiaramente fatti, diciamo, recuperati dal cittadino, quindi che vi ha conferito l'incarico, scansionati, firmati da voi e ricaricati sullo sportello telematico. Per esempio, cliccando su conferimento procura, cliccando sulla I di informazione accanto alla freccettina con il tasto verso l'alto per caricare il file, se ci cliccate sopra potete scaricare la modulistica che vi ho fatto vedere prima all'interno della domanda frequente. Guida. In questa pagina è anche presente il link alla guida veloce che vi ho fatto vedere prima, se avete per qualsiasi dubbio. Quindi questo è più o meno il funzionamento della procura. Una volta caricato vedrete che sostanzialmente si aggiorneranno i dati di quelli che sono i firmatari. Ok, grazie Luca per la risposta alla domanda. Abbiamo anche una domanda per Dario Grandi che ci è arrivata, quindi ci chiedono
Giulio, che appunto è un professionista che è connesso qui con noi, ci chiede se la modulistica per le pratiche di invarianza idraulica è prevista all'interno delle singole varie pratiche edilizie oppure viene considerata come una pratica a sé stante. Con l'invarianza idraulica, nel momento in cui deve essere allegata a una pratica edilizia, deve essere presentata attraverso lo sportello, ecco, cioè è una parte integrante della documentazione tecnica che deve essere allegata a una richiesta di permesso di costruire, anziché a una SCIA, insomma. Ok, comunque vi ricordo che tutte le pratiche sono presenti sullo sportello, quindi potrete appunto cercarle direttamente voi. Ecco, magari Luca possiamo farvi rivedere come si cercano le pratiche, cosa dici? Perfetto, allora adesso ricondivido il mio schermo. Sì, perfetto, lo vediamo. Ok, questa volta non mi sono dimenticato di ricondividerlo. Allora, come si può cercare una pratica sullo sportello telematico? Vi ho fatto vedere principalmente all'inizio un modo che era quello di muoversi all'interno dei bottoni. Principalmente le pratiche, la gran parte, sono presenti sotto il bottone edilizia. Quindi potete cercarle attraverso la porzione istanze edilizie. Quindi, cliccando su istanze edilizie, avete tutti i vari titoli abilitativi e tutte le varie pratiche che sono disponibili. Vedete, sono 3 pagine di pratiche che possono essere presentate sullo sportello telematico. Ciascuna di queste ha sempre, diciamo, sempre per farvi risottolineo ancora, tutte le informazioni, sia le guide informative che poi anche quella che è la modulistica. Quindi ci si può muovere attraverso i bottoni, quindi cercandoli attraverso istanze edilizie, quindi per giungere direttamente a quello che è il titolo abilitativo edilizio, tramite gli interventi edilizi. È una logica del voglio fare qualcosa, che cosa devo fare sostanzialmente? Quindi voglio demolire, voglio realizzare una serra, voglio fare una manutenzione ordinaria, una manutenzione straordinaria. Consultando queste pagine, quindi manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria, ci sono collegati direttamente quelli che sono i procedimenti che devono essere, possono essere messi in atto per poter completare quello che si vuole fare. Quindi manutenzione straordinaria, il principio è sempre lo stesso. Quindi questo è, vedete, manutenzione straordinaria, si spiega che cosa si intende per manutenzione straordinaria, quali sono le opere ammissibili, quando si può utilizzare una CILA, quando si può utilizzare una SCIA, quando si può utilizzare un permesso di costruire. Come vedete, ci sono tutte queste informazioni, con anche tutti i riferimenti normativi per essere più sicuri, o comunque se avete bisogno per qualsiasi dubbio, e i link diretti a quella che è la porzione della modulistica. Quindi, per esempio, con il link diretto alla CILA, che è esattamente la pagina precedente, oppure il permesso di costruzione. L'approccio è sempre lo stesso. Quindi questa è un'altra modalità alternativa. Ulteriore modalità per cercare i procedimenti è quello di sfruttare il bottone modulistica, che consente il collegamento diretto a quello che sono i procedimenti, quindi alla pagina dove sono ancorati i moduli. Quindi, per esempio, se seleziona CDU, arrivate direttamente a quella che è la pagina relativa al CDU. Poi beh, ci sono i procedimenti dell'urbanistica e vincolistica che sono sui rispettivi bottoni. E infine un elemento chiaramente che ho lasciato per ultimo, ma comunque diciamo, è perfettamente alternativo, è questo motore di ricerca presente in alto a destra dello sportello telematico, che funziona un po' come Google. Oggi siamo tutti abituati che nel momento in cui abbiamo un dubbio, non sappiamo dove trovare un contenuto, vogliamo cercare un'informazione, la cosa che ci viene più naturale da fare è quello di cercare su Google quello che ci interessa. Stessa identica cosa sullo sportello telematico. Per chi magari è allergico alle classificazioni, quindi alle classificazioni che abbiamo visto prima per argomenti, o non trova i contenuti, può sempre utilizzare il motore di ricerca. Se io scrivo, ad esempio, permesso di costruire, e faccio
tramite un motore di ricerca, come vedete, trovo tutte le pratiche, possono essere tutte le guide che sono connesse al permesso di costruire. Quindi, ad esempio, chiedere il rilascio del permesso di costruire. Ok, grazie Luca. Allora, grazie per la risposta. Intanto ti chiedo altre due domande che ci sono arrivate. Allora, c'è un che ci chiede se tutti gli allegati vanno firmati, anche le ricevute di pagamento. Allora, se avete fondamentalmente come funziona, il sistema automaticamente va a definire chi deve firmare e se è richiesta la firma. Sostanzialmente, quindi per sapere se un allegato o un documento deve essere firmato, cosa occorre fare nel momento in cui recupero la mia scrivania del cittadino e la nostra fantastica CILA, le mie pratiche, recupero ancora la mia CILA. Luca, Come ricondivido. Ok, vedete? Sì, ricondivido lo schermo. vai, a posto. Allora, adesso dovremmo esserci. Allora, Siamo. come vedete, ho recuperato dalla mia scrivania la mia CILA e a questo punto, quello che dicevamo prima, l'indicazione se deve essere firmata e da chi deve essere firmata la trovate sempre per ciascun allegato sotto il suo nome, in questo caso avete ricevuto del versamento del pagamento di diritti di segreteria e avete a questo punto il dichiarante firma elettronica avanzata formato PDF, quindi deve essere firmata dal dichiarante. Quindi sì, anche le ricevute in questo caso devono essere firmate. Se avete qualsiasi dubbio, per quelli che sono i firmatari, vengono proposti automaticamente dal sistema. Nel caso poi si vada diciamo a introdurre, a compilare la procura, chiaramente anche per gli allegati vale sempre il solito discorso. Nel momento in cui si va a prendere la procura, chiaramente diciamo questa vale sia per gli allegati che quelli che poi sono i moduli. Quindi Ok. sulla parte di firma degli allegati, spero di aver risposto in maniera completa. Ok, grazie mille Luca. Intanto è arrivata un'altra domanda, vi coinvolgo entrambi, sia Luca che Danio. Ci chiedono, poi decidete voi appunto chi risponderà. Comunque ci chiedono se aperta una pratica di scia, come si possono inviare le varianti in corso d'opera? Lascio la Vorrei risposta rispondere. da un punto di vista tecnico proprio sulla metodologia di invio a Luca. Ok, vai Luca. Allora, adesso proviamo a cercare varianti. Allora, quindi sostanzialmente, nel momento in cui, per esempio, ci sono varianti, sullo sportello telematico viene spiegato sostanzialmente quando devono essere presentati. Quindi sostanzialmente a seconda della situazione, nelle varie guide viene spiegato, a seconda delle varie situazioni, cosa occorre fare. Se ad esempio occorre, per esempio, presentare una pratica a parte, oppure a seconda delle situazioni, se occorre fare un'integrazione, un elemento di questa situazione. Quindi vedete, cercando varianti, alle guide si trovano tutte le indicazioni che devono essere fatte. Ok, grazie mille Luca. Allora, intanto ti chiedo di leggere anche altre domande che ci sono arrivate. Mentre Luca legge le domande, io vi ricordo che se doveste avere bisogno di assistenza, potete rivolgervi tranquillamente al comune, che rimane a vostra disposizione per supportarvi e anche per ricevere delle vostre osservazioni su come è possibile migliorare lo sportello telematico. Geometra, quindi lei mi conferma che abbiamo digitalizzato i servizi, ma non le persone, quindi le persone ci sono sempre, anzi sono proprio il fulcro anche della digitalizzazione. Certo, sì. E rimaniamo sempre comunque disponibili anche con la difficoltà, diciamo, del momento, comunque a ricevere sempre i tecnici su appuntamento per ovvie ragioni, in questo periodo anche in ufficio per verificare, concordare tutte le pratiche che devono essere presentate. Insomma, sulla questione di eventuali dubbi che poi dopo sicuramente sorgeranno anche da parte nostra, che dobbiamo iniziare poi,
utilizzare, diciamo, la parte di back office del programma, che siamo dei novizi anche noi, insomma. Invito i tecnici magari a mandare appunto segnalazioni attraverso anche mail all'ufficio tecnico, in modo tale che poi dopo su determinate cose, come ci siamo già accordati con i tecnici di Globo, possiamo girare a loro l'apertura di ticket per avere poi delle risposte sul funzionamento e sugli eventuali problemi che dovessero sorgere nell'utilizzo del programma, insomma. Ok, grazie mille Danio. E appunto, quindi vi ricordo che qualunque cosa dovreste avervi bisogno, il primo contatto è appunto il comune, quindi il comune è a vostra completa disposizione. Vi ricordo anche che prima di rivolgervi al comune potete comunque magari trovare una risposta ai vostri dubbi e domande direttamente sullo sportello telematico, perché c'è appunto una sezione di domande frequenti che Luca vi ha già mostrato prima durante la presentazione dello sportello, in cui ci sono centinaia di casi spiegati nel dettaglio. Quindi anche la procedura di presentazione della pratica è inoltre totalmente guidata, come vi ha fatto vedere prima Luca, e non potete quindi sbagliarvi su quello che dovete inserire, perché appunto proprio il sistema dello sportello vi segnala i campi obbligatori e in caso vi dimenticasse di inserire qualcosa vi viene segnalato direttamente dallo sportello, quindi per quello non preoccupatevi. Luca, intanto ti chiedo se hai letto le domande e se sei pronto con una risposta. Sì, allora, ho visto che alcune domande riguardavano soprattutto magari alcuni elementi dove può essere richiesta la firma di più persone. Soprattutto magari, allora, diciamo, magari anche nella parte dei soggetti coinvolti sostanzialmente. Allora, come funziona? Nel momento in cui magari sullo sportello telematico esistono per esempio i moduli soggetti coinvolti, possono esserci dei moduli che devono essere firmati da più persone sostanzialmente. In quel caso il sistema va a elencare all'interno dello, diciamo, tra i firmatari, nella porzione dove avete visto inseriti i miei dati sostanzialmente, come avete visto nella mia CILA, è sempre presente l'indicazione del codice fiscale di chi deve firmare un determinato elemento. Quale elemento sostanzialmente, dove occorre apporre più firme, il sistema inserisce tutti i codici fiscali di chi deve andare a firmare. Quindi automaticamente è il sistema a definire chi deve firmare un file. Quindi vi dovete fidare sostanzialmente di quello che va a definire il sistema. Se il sistema chiede una sola firma, significa che quell'allegato deve essere firmato da quel particolare codice fiscale. Se un allegato o comunque un modulo deve essere firmato da più persone, queste sono indicate sempre, come vi facevo vedere, sotto il nome dell'allegato o comunque del modulo che deve essere compilato. Cosa occorre fare nel caso ci siano più firme? Il processo è molto semplice, sostanzialmente occorre replicare il metodo che avete utilizzato per firmare il file anche verso le altre persone. Sostanzialmente ipotizziamo che un file debba essere firmato da me e un'altra persona, quindi è un altro tecnico. Io scaricherò il mio file, vado a firmarlo con la mia firma elettronica avanzata, già che ci sono, faccio diciamo anche notare che sullo sportello telematico le varie pratiche, come avete visto, c'è l'indicazione anche della tipologia di firma. In questo caso viene richiesta una firma elettronica avanzata, che quindi può essere anche la firma della Carta Nazionale dei Servizi. Fatto questo brevissimo inciso, se una volta firmata, diciamo, il proprio file con la propria firma, se si deve farlo firmare un'altra persona, è sufficiente passare a questa persona il file già firmato, al quale è stata già apposta la propria firma. Si tratta di che sarà un file in formato P7M. Questa persona cosa dovrà fare? Semplicemente andrà a firmare il file già firmato. A questo punto il sistema andrà a codare le varie firme e al momento del caricamento sullo sportello telematico, cosa succederà? Verrà effettuato il controllo di firmatari, quindi il sistema si accorgerà se sono presenti tutte le firme diciamo che erano richieste, quindi che sostanzialmente il modulo si aspetta, il sistema si aspetta, oppure se manca qualche firmatario. Nel caso che ci sia qualche cosa che non va sostanzialmente, quindi magari le firme non sono di codici fiscali, magari manca una firma, oppure il file sostanzialmente non è più quello originario sostanzialmente, cosa succede?
se c'è qualche problema, dal momento del caricamento il sistema mette, diciamo, evidenzia qual è la problematica e mette anche a disposizione una domanda frequente che va a spiegare quali possono essere le motivazioni che hanno generato il problema. Quindi, perché il sistema mi dice che il file non è conforme a quello originario, clicca su quell'informazione e a quel punto si trova una guida costantemente aggiornata con indicato i motivi per il quale può essersi verificato il problema e anche quelle che possono essere le soluzioni, quindi come andare a affrontarlo. Scusa Luca, chiedo io un'informazione proprio sul discorso delle firme degli atti. Per quegli allegati che in alcuni casi devono essere prodotti tipo copie di convenzioni tra confinanti sottoscritte quindi manualmente per costruzioni a confini di proprietà, oppure copie di atti notarili sottoscritti appunto manualmente che devono comprovare determinati possesso di requisiti e via dicendo. Ecco, in questi casi questi allegati hanno l'obbligo di una ulteriore firma digitale da parte di chi ha la procura a presentare la pratica, oppure la validità dell'atto risiede nella firma, diciamo, originale? Allora, anche qui adesso dipende sempre, allora tutti chi sono i firmatari dei vari moduli dipende sempre dalla tipologia di modulo e da come è proprio codificato all'interno del modulo, quindi diciamo a memoria dipende sostanzialmente dalla tipologia di modulo e dalle varie situazioni. Direi sempre di fare affidamento a quello che va a definire il portale, quindi sostanzialmente è il sistema che va diciamo a definire chi è il firmatario. Sostanzialmente nel caso in cui quindi direi di affidarsi su quello. Normalmente se dovrebbe essere comunque sempre chiesta comunque una firma, che dovrebbe essere, se nel caso della persona che ha preso la procura chiaramente dovrebbe firmare sostanzialmente quel file, però diciamo l'elemento per magari casi particolari o elementi particolari che dipendono sempre poi dalla tipologia di modulo, dalla particolare casistica, direi di far sempre affidamento a quella che è l'indicazione che è presente sotto, diciamo, sotto l'allegato, perché sostanzialmente chi deve firmare dipende anche proprio dalla logica di come magari è compilato il modulo principale e quindi il sistema automaticamente va a definire chi sono i firmatari. Ok, grazie Luca, e ti faccio anche una domanda, quindi sempre restando in tema firme, ti chiedo se hai qualche consiglio da dare per chi deve far firmare il documento a più persone. Ah, ok, allora, se volete, allora vi faccio vedere, allora, giusto per far vedere. Prima cosa, allora, vi faccio vedere, per esempio, adesso sto condividendo una mia cartella dove ho una serie di file che ho firmato per caricarli sullo sportello telematico. Come vedete, i file sono di due tipi sostanzialmente. Il file originario, quindi il file in formato PDF e il file in formato P7M. Questo è il file che ho già firmato sullo sportello telematico, sono andato da firmare. Nel caso io volessi sostanzialmente apporre un'altra firma a questo particolare file, cosa occorrerebbe fare? Semplicemente rifirmare lo stesso identico modulo, quindi giusto per fare vedere che non è niente di diverso di firmare originariamente un modulo. Vediamo se recupero. Allora, magari facciamo una cosa, recupero un file nuovo, che così magari si nota meglio, per il fatto che posso apporre più firme. Allora, recupero sempre la mia CILA che avevamo visto. Allora, mi sa che Luca si è bloccato un attimo, quindi aspettiamo un attimo che insomma riprenda il controllo della piattaforma. Penso che abbia qualche problema di connessione. Allora, intanto che aspettiamo Luca, vi ricordo innanzitutto che se volete rivedere la registrazione dell'evento è disponibile e la trovate sul nostro canale YouTube. Quindi non appena questo evento finirà,
dopo diciamo qualche ora dalla fine dell'evento, noi caricheremo il video sul nostro canale YouTube. Quindi state tranquilli che comunque riceverete una mail di ringraziamento al termine dell'evento con il link corretto. Quindi basterà cliccare sul link e potrete appunto vedere la registrazione dell'evento. Quindi qualunque altro dubbio, qualunque altro problema abbiate, potete sempre avere la registrazione con voi. Manderemo, inoltre noi ve lo ricordo nuovamente, quindi manderemo noi l'elenco dei partecipanti agli ordini professionali, quindi su quello non dovete assolutamente preoccuparvi, e poi ci penserà l'ordine a caricare i crediti sui vostri profili personali. Quindi qualunque problema dobbiate avere con il caricamento dei crediti, potete contattare il vostro ordine professionale e appunto loro poi vi risponderanno, vi daranno delle spiegazioni. In ogni caso noi manderemo tutto agli ordini, quindi non preoccupatevi che ci pensiamo noi. Allora Luca, in questo momento è ancora, credo stia risolvendo i problemi. Sì. Vediamo un attimo. Esatto, questo è il bello della diretta, insomma, che succedono anche queste cose, quindi Okay. mi fa capire quando la connessione. Oh, ci siamo. Ok, Sono ricomparso. perfetto. Oh, Perfetto. ok, scusatemi, allora. Allora, quello che stavo dicendo sostanzialmente adesso, non so esattamente dove mi ero fermato, dove mi ero interrotto. Già più Allora. panica, quindi procedi pure. Ok, sostanzialmente. Allora, quello che stavo dicendo era. Allora, ho di provare a scaricare un nuovo file. Ok, adesso ho scaricato, adesso dovreste vedere una mia cartella con tutta una serie di file. Allora, stavo dicendo, ho provato a scaricare l'incarico Procura. Questo giusto per fare un file che non avevo ancora firmato. Faccio la prima firma. Ok, vedete che ho creato un file che è in formato P7N, quindi è un formato già firmato. Quello che dovete fare, nel caso vogliate far firmare questo file a un'altra persona, è semplicemente passare questo file all'altra persona che deve firmarlo. Quindi faccio un esempio, ad esempio inviarlo tramite mail, passarlo tramite chiavetta o il metodo che preferite. A questo punto l'altra persona prenderà il file in formato P7M, quindi quello che avete già firmato. Quello che dovrà fare è semplicemente firmare anche lei lo stesso identico file. Quindi adesso io, vedete, sto firmando il file che avevo già firmato. Scusate, allora, che avevo già firmato precedentemente. Il sistema a questo punto non fa problemi. Io posso apporre un'altra firma anche a un file già firmato, senza assoluti problemi. Il file è stato firmato correttamente. Quindi un file in formato P7M può essere firmato anche più volte, anche da più persone. Sostanzialmente ci sarà, oltre al codice fiscale del firmatario, anche del primo firmatario si accoderanno tutti gli altri firmatari. Questo consentirà allo sportello telematico di riconoscere tutti i firmatari. Per qualsiasi dubbio relativo alle firme, come apporre una firma, ad esempio nella nostra sezione domande frequenti, potrete andare a trovare tantissime domande e tantissimi approfondimenti che riguardano proprio questo elemento. Vedete come faccio a firmare, come faccio a porre una firma elettronica, con che tipo di firma. Vedete, sempre sono varie guide che vanno a spiegare sostanzialmente come firmare, cosa occorre fare, davvero. Per qualsiasi dubbio anche su quelle che sono le firme, vi assicuro, nelle nostre domande frequenti probabilmente troverete tutte le risposte. Ok, grazie mille Luca. Allora, diciamo che siamo giunti alla fine appunto di questo evento, abbiamo risposto a tutte le domande che ci sono arrivate in chat, anche in maniera molto esaustiva direi. Chiedo al geometra Danio Grandi se vuole aggiungere qualcosa in conclusione a questo evento. No, no, diciamo che ringrazio ancora voi per la collaborazione, per questa iniziativa che è stata sicuramente molto, molto utile. Speriamo che sia stata utile per spiegare nel modo più dettagliato possibile l'utilizzo del.
quale mi sembra che Luca abbia fatto in modo molto esaustivo e molto chiaro, e quindi adesso siamo qui a iniziare questo nuovo percorso, questo nuovo metodo di gestione delle pratiche. Noi, ripeto, rimaniamo disponibili a ricevere tutte eventuali osservazioni, suggerimenti e richieste che poi dopo dovremo per forza di cose condividere con voi per cercare di risolverle. Ecco, quindi io ringrazio ancora tutti quelli che hanno partecipato stamattina e niente, rivolgo un buon lavoro a tutti. Ok, perfetto, grazie mille Geometra. Allora, grazie a tutti. Vi ricordo nuovamente per l'ultima volta che appunto al termine dell'evento vi arriverà una mail con il link della registrazione che potete andare a rivedere sempre quando volete. E vi saluto e vi auguro un buon utilizzo dello sportello. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao a tutti.